Eccoci qui in compagnia di Roberta Lombardi, Movimento 5 Stelle, che è in collegamento con noi. Ben trovata ai CG Regione. Ben trovati a voi, ben trovati a tutti gli ascoltatori. Buongiorno Lombardi, da romani possiamo dirlo alla fine, io sono curioso di avere la sua opinione. Tsipras è stato un po' un sola. A conti fatti. Che dire, sì, si è giocato malissimo lo strumento pazzesco che aveva dato in mano al suo popolo, che era lo strumento referendario, quindi la possibilità di decidere che fare, cioè se caricarsi coscientemente quello che comportava abbracciare le politiche, le ulteriori politiche di austerità della Troica e dell'Unione Europea, o se a un certo punto riaffermare la propria sovranità popolare dicendo no, non ci sta bene continuare queste operazioni che poi servono semplicemente a salvare banche e società finanziarie che hanno fatto investimenti speculativi, perché poi nessuno lo dice, ma quando i conti erano taroccati dalle autorità greche dell'epoca, molti analisti internazionali che poi fanno capo a questi grossi investitori, fondi investitori, sì, istituzionali, cioè, avevano avvisato che comunque c'era qualcosa che non andava e loro hanno continuato a specularci. Adesso però chi deve pagare il conto di queste speculazioni sono i cittadini, su sacrifici tangibili, cioè servizi tangibili che servono per condurre una vita dignitosa, a partire dalla sanità, la scuola, le mense per i bambini, il servizio pubblico, gli stipendi, le pensioni, gli ammortizzatori sociali, cioè quello che ti permette di vivere se perdi il lavoro. Queste poi sono temi che noi in Italia conosciamo bene, perché da anni abbiamo una manovra di austerity non drammatica o imposta in condizioni drammatiche, ricattatorie evidenti come quelle che sono venute poi ieri con quella specie di io vorrei chiamarlo accordo di strozzinaggio, perché altre cose non in altro modo non lo puoi definire, insomma, forse peggio di quello che era previsto prima del referendum. Eh sì, perché c'è stata anche una componente molto molto ricattatoria. Io devo dire, ieri in rassegna stampa, ieri mattina, ho sentito una cosa che ho detto devo sentire la conferma, perché non ci potevo credere, cioè la cancelliera tedesca che stava effettuando delle consultazioni con i partiti che sono all'opposizione del governo greco, quindi l'opposizione di Tsipras, sì, e Syriza, per vedere di sostituire un premier, un governo, un parlamento legittimamente eletto dal popolo neanche un anno fa. Cioè, uno Stato straniero che si permette di fare consultazioni con l'opposizione per sovvertire un governo e un Parlamento scelti liberamente dal popolo. Io lo trovo oltre la fantapolitica, cioè oltre il colpo di Stato, oltre ogni decenza politica di questa costruzione, di questo mostro che è diventato l'Unione Europea adesso. Ecco Lombardi, a proposito di cose incredibili, adesso la coinvolgiamo in un giochino. C'è un nuovo programma televisivo condotto da Fabrizio Frizzi che si chiama Gli italiani hanno sempre ragione. Durante la puntata che è andata in onda qualche giorno fa, Frizzi ha fatto ai concorrenti una domanda che adesso noi vorremmo girare a lei. Adesso gliela facciamo ascoltare, va bene? Non sono preparata perché non l'ho vista. Su Rai 1, su Rai 1, Frizzi e i concorrenti di questo programma che si chiama Gli italiani hanno sempre ragione fa questa domanda. A chi non affideresti la gestione dei tuoi risparmi? A. Luca di Montezemolo. B. Flavio Briatore. C. Alexis Tsipras. Di Angela Merkel. A chi non affiderebbe la gestione dei suoi risparmi? A Renzi. Ma non c'era Renzi. Ma la mia risposta jolly con l'aiutino da casa chiamando il pubblico. Perché la risposta corretta poi nel quiz secondo loro era Tsipras. È ovvio, lo danno... certo. Ma io trovo veramente incredibile quello che sta succedendo. Però insomma, se uno pensa a quello che è successo a partire dal governo Monti in poi in Italia, più o meno siamo sullo stesso livello, perché abbiamo tre premier non con tre parlamenti, legittimati da tre parlamenti, ma sono premier che nessuno avrebbe votato probabilmente se si fossero presentati. Mi riferisco a Monti a Letta, Monti prima, a Letta con le larghe intese dopo, e Renzi adesso, che è stato votato
segretario del Partito Democratico con le modalità che poi successivamente abbiamo appreso. Che ne pensa dell'intercettazione in cui definisce Letta un idiota, un incapace? Vabbè, cioè, visto come gli ha fatto le scarpe, non ci voleva un'intercettazione per capire quella che era l'opinione che Renzi avesse del suo, del suo collega di partito. Insomma, certo, sentirlo così in maniera brutale è una cosa che fa, fa un certo effetto, però insomma non ci ricordiamo come è avvenuta la sostituzione da Letta a Stai Sereno, a un altro poi gli tirava la campanella quando ha fatto il passaggio di consegne, vista anche la violenza con cui c'è stato il precipitare degli eventi. Un giorno avevamo un premier e il giorno dopo ce ne avevamo un altro, per tutte questioni interne poi del Partito Democratico e degli sponsor, finanziatori, banche e fondi vari che hanno fatto speculazione in Italia. Perché, ribadisco, la situazione dell'Italia è molto simile alla situazione della Grecia, solo che a noi c'è un'operazione di controllo e austerity un pochettino più soft e mascherata in modo democratico. Ma se ci pensate, i tagli delle pensioni che poi, sulla rivalutazione delle pensioni che poi la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale, è la stessa misura che si è applicata, che la Troica ha voluto che si applicasse in Grecia. Il blocco delle rivalutazioni degli stipendi statali, che la Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente incostituzionale, è la stessa cosa che è avvenuto in Grecia. I tagli lineari sui servizi pubblici essenziali alla vita è la stessa cosa che è. La privatizzazione, la svendita dei nostri gioielli di famiglia, sì, penso Enel, Eni, Finmeccanica, è la privatizzazione che hanno imposto in Grecia e che adesso addirittura è culmina in questa specie di fondo di garanzia sovrano, dove fondo di garanzia dove andranno a finire tutte le proprietà di pregio della penisola ellenica. Ma se il Movimento 5 Stelle un giorno dovesse vincere le elezioni, avrebbe la forza poi di tenere il punto davanti a un Eurogruppo, a un'Eurozona che a quanto pare sembrano veramente degli strozzini pronti a tutto, metaforicamente parlando? L'Italia ha un punto di forza e il Movimento 5 Stelle pure. Il punto di forza dell'Italia è che è troppo grande per fallire. Se riusciamo a imporre la nostra voce in tempi brevissimi, perché tutto ciò in questi anni di austerity, nel frattempo chi dei paesi stranieri, parlo di Francia e Germania soprattutto, deteneva il nostro debito pubblico, i titoli del nostro debito pubblico, hanno provveduto a liberarsene di gran parte. Però insomma abbiamo ancora svariate decine di miliardi di euro in mano loro che possono essere uno strumento forte di negoziazione. E d'altra parte ci vuole un governo, e questa è la forza del governo 5 Stelle, che non abbia niente a che fare con questi poteri forti, perché semplicemente trova la sua legittimazione nel popolo. E questo ti lascia le mani libere di poter spiegare ai tuoi concittadini che ti hanno dato la legittimazione e l'incarico di tirarti fuori da questa situazione in cui la politica di questi ultimi 30 anni ci ha ficcato, ti dà la legittimazione di dire, e tu sei anche il primo che può dare l'esempio di austerità. Quindi di il Movimento 5 Stelle non farebbe la fine di Tsipras? No, non farebbe la fine di Tsipras, assolutamente. L'ultima, Lombardi, prima di salutarla, sembra scongiurata l'ipotesi di commissariamento per ciò che concerne la capitale, Marino arriverà al 2018 a questo punto. Oddio, sembra scongiurata l'ipotesi di commissariamento? È una non è ancora certa di questo? No, nel senso, la relazione prefettizia, da quello che è dato insomma a sapere, da ciò che è emerso dai giornali, è stata molto, molto, molto severa e chiedeva, sì, lo scioglimento del comune. Il prefetto Gabrielli, che immagino abbia fatto anche una serie di considerazioni, oltre che tecniche, probabilmente anche politiche, nell'ottica di una capitale europea che sta anche per affrontare un giubileo,
ha predisposto, sempre da quello che emerge dalle rivelazioni giornalistiche, il commissariamento di tre municipi, sì. E, anzi lo scioglimento per mafia di tre municipi con relativo commissariamento e il commissariamento di svariati dipartimenti del Comune di Roma, che sono dipartimenti chiavi per quanto riguarda il discorso della gestione dei soldi, quindi lavori pubblici, servizi sociali, verde, eccetera, eccetera, e politiche abitative. E quindi, cioè, noi possiamo poi girarla dicendo che non sciogliamo Roma per mafia, ma Marina è commissariato, cioè rendetevi conto che sia ben evidente a tutti questa cosa. Era brutto fare uno scioglimento per mafia anche a livello di probabilmente opinione pubblica internazionale, però fatto d'immagine. Sì, per un fatto di immagine, però la realtà è che noi abbiamo un comune dei municipi commissariati, sicché semplicità. Tra l'altro oggi è arrivato l'allarme della Camera di Commercio, capitale indecente, serve un commissario per l'anno santo perché i tempi stringono, mancano ormai solo 5 mesi. Hanno fatto una fotografia della nostra città particolarmente, parlano di una città indecente, un souk, con tantissimi problemi che andrebbero risolti anche in modo veloce, insomma, per il giubileo. Sì, basta viverla questa città per vedere quanto è degradata, quanto è assolutamente invivibile, quanto è pericolosa. Poi, insomma, recenti fatti tristissimi di cronaca lo hanno dimostrato, insomma, una città pericolosa. L'ultima, Lombardi, veramente, poi la salutiamo. Che ne pensa di quanto accaduto ieri ai Fori Imperiali? Anche stavolta è colpa di Alfano, come qualcuno dice, oppure in questo caso si parla di un matto e uno squilibrato, in fin dei conti può essere ovunque? Allora, devo confessarvi che non so che cosa è successo ieri. Cioè un clochard brasiliano ha puntato il coltello alla gola a una turista al grido di Allah è grande. Bah, che dire, ritorniamo al discorso che facevamo prima, questa città è pericolosa, indipendentemente che sia un discorso di allarme religioso, insomma, o semplicemente allarme sociale, è una città pericolosa in tutte le sue manifestazioni. È pericolosa dal punto di vista dell'antiterrorismo e i presidi che mancano nei posti nevralgici, parlo di stazioni, aeroporti, mi viene in mente tra l'altro l'incendio che c'è stato al Terminal 3 dell'aeroporto di Fiumicino recentemente, sì. E dove, insomma, la procura e la direzione territoriale del lavoro hanno fatto una fotografia di pericolosità proprio per la gestione dell'aeroporto per quanto riguarda le misure di sicurezza, quelle ordinarie, non parlo dello straordinario relativo all'emergenza terrorismo, all'allarme terrorismo, parlo proprio dell'ordinario. E quindi mancano presidi, manca un presidio sul territorio perché le forze dell'ordine sono completamente abbandonate a se stesse, senza mezzi, ma senza mezzi di base, proprio a parte la famosa benzina nelle macchine, c'è tutto il discorso proprio di uniformi, divise, computer, carta per i rapporti, telefono, cioè proprio... La situazione che denunciano anche molti sindacati di polizia. Che insomma, è tristemente vera, insomma. Dopodiché c'è un discorso anche di esempio che la classe politica non dà nel momento in cui tu vai a essere il primo a essere coinvolto in una serie di scandali legati a corruzione e mala gestione. Cioè, quello che probabilmente non si capisce è che ogni centesimo che viene rubato attraverso fenomeni di corruzione è un centesimo in meno di servizi che vengono dati ai cittadini pubblici. Se io rubo un centesimo perché mi faccio corrompere, mi danno un centesimo per non fare il mio dovere di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, sto offrendo un centesimo in meno di servizi ai cittadini, di scuole, di manutenzione delle strade, di pulizia, di raccolta dell'immondizia, di illuminazione pubblica. Ma voi girate a Roma la notte, il raccordo è spento da mesi, il raccordo anulare. Quartieri che vengono spenti a macchia di leopardo perché non ci sono i soldi per pagare le bollette elettriche. E poi mi vengono a parlare di sicurezza sul territorio. E ci lasciamo con questa considerazione, Lombardi. Grazie come sempre della sua disponibilità, buon lavoro e davvero grazie ancora a Roberta Lombardi del Movimento 5 Stelle.